Il Fanta Manager, campionato nel vivo, ma soprattutto basta, perché in tanti ancora devono fare le scelte, magari qualcuno gli scambi, magari qualcuno la riparazione, insomma è importante avere le idee chiare anche sui centrocampisti, che sono il tema che andiamo ad analizzare per i nostri consigli di questi giorni. Parto con Federico Chiesa, che è un centrocampista giovane, un centrocampista di prospettiva ed è uno di quei giocatori che magari riesce a migliorare la scorsa stagione. Lui già è stato un ottimo centrocampista, ma può fare ancora meglio e può aspirare ad essere un top player al fantacalcio. Ha fatto un'ottima pre-season Chiesa, l'ha fatta anche Jankto con la maglia della Samp, lui ha cambiato squadra, Udine ormai era stanco dell'ambiente, adesso sembra ritrovato. Sicuramente la Sampdoria si sente leader, ha fatto molto bene anche in termini di gol, perché Giampaolo gli lascia libertà di andare, di inserirsi col pallone, Jankto l'ha anche calciare da fuori. Ecco che in questa Samp, in ottica fantacalcio, può essere, a costi contenuti, un acquisto sicuramente intrigante. Un buon centrocampista può essere Marcelo Brozovic, che negli ultimi anni ha avuto tanti alti e bassi, delle prestazioni di alto livello, ma anche dei mesi in cui spariva dal campo, però sembra aver ritrovato veramente la continuità che gli mancava, ha fatto anche un ottimo mondiale ed è un giocatore, anche qui a costi non eccessivi, su cui si può puntare al fantacalcio. Per il centrocampo invece ci sono anche quei top player che restano negli anni, è uno di questi Miralem Pjanic, che dai tempi della Roma ormai il fantacalcio è diventato un totem, adesso la Juve resta un giocatore da considerare, perché molti nelle valutazioni pensano poco magari a Miralem Pjanic, nel senso che sembra un po' passato di moda, ma poi alla fine è sempre tra i migliori per gol, per assist, per continuità di rendimento, per voto, perché giocare nella Juventus significa anche avere quasi sempre la certezza di non essere bocciati. Ecco, Pjanic è un giocatore su cui noi vogliamo puntare anche quest'anno, resta una scelta ottima, forse non il top player del vostro centrocampo, se riuscite a prenderlo come secondo acquisto importante diventa davvero una mediana vincente. Chiudo con una scommessa che è Stulaz del Parma, perché al fantacalcio si va a cercare sempre, come magari nel caso di Pjanic, un giocatore che sappia tirare i corner, i calci di punizione, e Stulaz può essere uno di questi giocatori, perché ha un ottimo piede e anche un ottimo tiro dalla distanza, quindi può essere una possibile sorpresa di questo fantacalcio. Vi ricordiamo di rimanere sempre collegati con il Fanta Manager, perché ci sono tutte le indicazioni per le giornate, il campionato ormai è partito, ma soprattutto, non soltanto, perché c'è anche l'asta adesso. Chi vuole ancora prendere delle certezze in più, delle linee guida, segue il Fanta Manager, lì trovate tutto, tutto l'anno, asta, campionato, insomma, non perdete, ciao!